Tavolini ha lanciato la sua campagna pubblicitaria Testimone al Cracco, perché questa scelta? Beh, è una scelta, diciamo, sicuramente in linea con le nuove tendenze, con il nuovo sviluppo del mercato. Certo, è un fenomeno sociale quello della cucina in televisione. Noi abbiamo bisogno di un testimone che confermasse e in qualche maniera desse ulteriore importanza alla nuova architettura dell'azienda, che non è soltanto cucina ma è anche altro. Da qui il fatto che appunto Carlo l'abbiamo portato nella vasca da bagno, nel bagno. Come verrà veicolato lo spot? Abbiamo in previsione addirittura 8.000 spot televisivi, due flight, il primo flight sarà on air a partire da oggi, tutte quante le principali TV nazionali, sul panorama nazionale, e in ogni caso il secondo spot verrà utilizzato a partire dal secondo semestre. Oltre alla TV ci saranno anche affissioni e lo sviluppo online? Come sempre la nostra campagna di comunicazione sarà multimediale, quindi grande attenzione nei confronti della stampa, nei confronti della professione, nei confronti dell'online. Noi cerchiamo di essere presenti veramente dappertutto, perché poi non esiste comunque un pubblico da non prendere in considerazione. Quanto è stato l'investimento per la campagna? Investimento importante, non diciamo mai quali sono i valori, ho detto e riconfermo che quella crescita del budget di quest'anno sarà di circa il 25%. Sull'anno invece appena passato, il 2015, che anno è stato per Scavolini? È stato un anno veramente interessante, c'è stata una crescita comunque globale di circa il 5% che ha caratterizzato sia il mercato nazionale che quello internazionale. La campagna pubblicitaria verrà anche promossa all'estero? Noi siamo, oltre ad essere i più grossi investitori nell'ambito nazionale, siamo anche i più grossi investitori per quanto riguarda la cucina componibile anche all'estero. Quindi confermeremo i nostri sforzi e la nostra crescita di sviluppo di budget anche per l'estero. Grande attenzione a tutti i mercati nei quali siamo presenti e la campagna televisiva verrà utilizzata chiaramente sui mercati dove siamo presenti in televisione. Buona parte della nostra campagna all'estero si sviluppa attraverso la stampa. Un'ultima domanda, quale agenzia ha sviluppato lo spot? La creatività è di Comma, che ci segue da tantissimi anni e che in questo caso è l'agenzia con la quale abbiamo lavorato per mettere a punto la creatività.